Nuova puntata del format di ETV Marche, Casa della Salute in Forma, il punto informativo medico multidisciplinare situato nella galleria del Centro Val di Chienti, nelle vostre case. In questa puntata la dottoressa Marina Lombardello ci parlerà dei disturbi del sonno, soprattutto nelle persone anziane, mentre Roberto Perugini ci spiega l'importanza del defibrillatore. Buona visione! Alla Casa della Salute, la dottoressa Lombardello, che sarei io, mi occupo di malati cronici, per fortuna prevalentemente anziani. Naturalmente, l'argomento però di cui volevo parlare questa sera sono i disturbi del sonno. Disturbi del sonno che non vengono quasi mai da soli, naturalmente. Però per concentrarci un po' su questo argomento, intanto parliamo appunto dei pazienti anziani che io vedo quasi tutti i giorni. Che succede con l'invecchiamento? Succede che il cervello insieme al resto del corpo naturalmente invecchia e le ore di sonno, diciamo tra virgolette, disponibili, che ci rimangono nelle 24 ore, diminuiscono, il sonno diventa più leggero, ci risvegliamo più frequentemente. Allora, perché succede tutto questo oltre al fatto che il cervello si invecchia? Succede perché la vita diventa più sedentaria, naturalmente, quindi siamo meno stanchi, sempre tra virgolette, la sera. Poi molto spesso, anzi quasi sempre, si associano altri sintomi e tra questi quelli che naturalmente la fanno da padrone sono i dolori cronici, che sono frequentissimi. L'affanno, le persone che soffrono di bronchite cronica, di enfisema, hanno la tosse, l'affanno, e quindi la notte diventa difficile poi dormire. Ma non ci dimentichiamo l'ansia, la depressione, la solitudine. Spesso le persone che vivono da sole, se noi andiamo un pochettino a scoficchiare quando abbiamo un colloquio con loro e facciamo un discorso un pochettino più approfondito, stabiliamo una relazione, ci dicono qualche volta che hanno paura di addormentarsi perché temono di non svegliarsi più. Naturalmente oggi non si parla di terapia, ma i consigli che darei alle persone di una certa età è cercare, nei limiti del possibile, compatibilmente con il proprio fisico, di mantenere un pochettino di attività fisica, che si tratta non fisica nel senso di stressante, ma attività leggera, una camminata, ginnastica dolce, quello che ci piace di più. Questo non farlo però di sera, farlo la mattina oppure nel primo pomeriggio. La sera fare una cena leggera, cercare di non mettere la TV in camera, non guardare il telefono, sono tutte attività stimolanti, non sono rilassanti. Invece, per esempio, un rituale rilassante potrebbe essere di aiuto, una tisana calda, la preghiera, qualche respiro rilassante, insomma, ognuno può scegliere come fare. L'importanza di mettere un defibrillatore, ad esempio in questa struttura, nasce da un progetto nazionale, al quale il centro di formazione aderisce, nella quale si cerca di intervenire nelle cause di morte per arresto cardiaco improvvisa. Possiamo menzionare, diciamo, il fatto del quel ragazzo, il giocatore di calcio, che poco tempo fa è morto, dove praticamente l'unica cosa che poteva salvare la vita di questo ragazzo era la terapia della defibrillazione, quindi l'utilizzo del DAE. Ricordiamo che Casa della Salute è aperta dal lunedì al venerdì e che nel prossimo appuntamento di sabato 24 marzo in galleria sarà presente un fisioterapista per consulenze sul trattamento del mal di schiena. Arrivederci, alla prossima settimana.